La Procura della Repubblica di Oristano ha aperto un fascicolo sul mancato riconoscimento della colonia felina di Suballoso. L'indagine è scattata a seguito della querela presentata dallo studio legale Frigo Sormani di Monza, che sta agendo per conto dell'Associazione Culturale Amici di Suballoso. Associazione che da anni si occupa a titolo volontario e gratuito dell'assistenza degli oltre 50 gatti che popolano l'insediamento felino della piccola borgata marina. Sentiamo l'avvocato Ingrid Sormani. L'associazione si è dovuta muovere dal punto di vista penale, interessando l'autorità giudiziaria, perché il 3 di ottobre aspettavamo una risposta positiva dal comune di San Vero Milis, al quale era stato rinnovato l'invito a riconoscere la colonia al fine di avere l'assistenza medica e sanitaria, veterinaria da parte della ASL. Questa invece richiesta è stata nuovamente respinta, sicché non abbiamo potuto far altro che percorrere la strada della denuncia penale, querela che è stata depositata presso il Tribunale di Oristano già il 25 di ottobre, nella quale sono denunciati per omissioni e o rifiuto di atti d'ufficio il sindaco, dottoressa Murro, e l'amministrazione comunale di San Vero Milis. Attualmente si stanno svolgendo le prime indagini e quindi siamo in attesa poi che con la conclusione delle indagini il pubblico ministero decida se perseguire le persone che appunto sono state indicate quali presunte ree, piuttosto che procedere invece a richiedere l'archiviazione. Siamo ancora in attesa, mancano ancora 4 mesi abbondanti per i classici 6 mesi dell'indagine, quindi attendiamo fiduciosi. La richiesta di maggiori tutele per la colonia di Suballoso in questi ultimi mesi è arrivata da più parti. I gattari si sono scatenati soprattutto sul web, ma non sono mancate neppure diverse discussioni sull'argomento in Consiglio provinciale. Una mozione per il riconoscimento della colonia era stata presentata anche dal gruppo consigliare di minoranza di San Vero Milis lo scorso 4 ottobre, mozione che era stata rispedita al mittente dalla maggioranza. Attualmente sono 8 le colonie feline regolarmente riconosciute nella provincia di Oristano. 6 si trovano nel capoluogo, mentre le altre 2 sono dislocate a Barati di San Pietro e Ales. Da evidenziare che il riconoscimento delle colonie è previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.